Buonasera cari amici, ben ritrovati qui a Dopo Cena sui nostri divani rossi. Come sempre abbiamo grandi ospiti e parliamo di argomenti di attualità o di eventi che naturalmente si verificano nella città di Fano, e la puntata di questa sera verte proprio su un evento che si sta allestendo in queste ore, in queste giornate, e che prenderà il via venerdì al Pincio, nella zona sicuramente più suggestiva di Fano, dove le vestigia romane sono importanti e ben presenti. Un Pincio tirato a lucido proprio per l'occasione, grazie anche all'opera e all'intervento, ma ne parleremo proprio con loro, degli organizzatori di Aria. Infatti questa puntata di Dopo Cena parla di Aria, non di aria fritta, consentitemi la battuta, ma della manifestazione che si chiama Aria appunto. E qui nei divani Dopo Cena questa sera abbiamo gli organizzatori, coloro che da 2 anni si sono presi sulle spalle questa importante manifestazione che, insomma, diciamo subito, ha solo 2 anni di vita, ma sembra che c'è da sempre a Fano. Insomma, siete partiti subito come se l'aveste organizzata da sempre. Allora, salutiamo subito Fabio Signoretti e Cora Fattori, 2 esperti del settore, da tempo, insomma, innumerevole, vi occupate di tutto quello che gravita attorno al mondo della casa. Cora le progetta pure, quindi, insomma, e invece Fabio allestisce, ha a che fare con, insomma, architetti. Insomma, tu lavori comunque nel mondo, nell'ambito del living e della casa. Allora, loro da 2 anni, insomma, questa è la seconda edizione, organizzano questo bellissimo evento che, devo dire la verità, io guardando, insomma, l'opuscolo e avendo presenziato sia la conferenza stampa e avendoli seguiti un po' in tutto il loro percorso, devo dire, insomma, che siete stati molto bravi, insomma, molto bravi un po' in tutto, perché sulle vostre spalle gravita tutto, cioè, questi 2 ragazzi hanno fatto tutto da soli, veramente. Allora, prima di parlare dell'evento di quest'anno, che sicuramente è cresciuto molto e c'ha tanti plus in più rispetto all'anno passato, insomma, facciamo un po' così una breve presentazione per chi magari, per chi non c'era o per chi non l'ha visto o per chi quel giorno lì stava facendo un'altra cosa, come dice la canzone. Perché innanzitutto avete voluto creare un evento che parlasse di casa, ma della tua casa, perché il tua non è così un esercizio virtuoso, ma è un esercizio stilistico, ma avete voluto sottolineare proprio la tua casa, perché, insomma, questo è importante. Fabio, sì, dici perché avete pensato a questa cosa, tu e Cora. Sì, intanto buonasera a tutti i telespettatori. E, diciamo che questa cosa è nata più come un esperimento tra me e Cora, che seduti a un tavolo ci siamo, e nei nostri problemi lavorativi dovuti a tante cose, tante, diciamo, necessità dei nostri committenti che navigano in questo momento in un mare di informazioni, volevamo dare una sorta di faro dove poter, a cui rivolgersi. Quindi Aria è nata come un contenitore di eccellenza e qualità del territorio, e che potesse dare anche formazione, potesse dare, diciamo, qualcosa in più oltre che una semplice vetrina di aziende sia del territorio, ma anche quest'anno anche di fuori del territorio della provincia. E, diciamo che Aria, la casa consapevole, proprio dal nome, fa intendere che bisogna essere consapevoli di quelli che sono le proprie scelte, anche le proprie necessità qualche volta, perché quando si comincia a costruire o ristrutturare la casa, che ricordo è uno degli investimenti che, diciamo, più importanti che si fa nella vita, si prendono dei mutui decennali, ventennali, qualcuno trentennale, occorre essere coscienti di quello che si sta facendo. Quindi questo evento vuole nel piccolo del territorio dare un supporto alle persone, ai cittadini su questo argomento. Cora, ad Aria si trova però tutto quello che riguarda la casa. Adesso, volendo rimanere un po' in superficie, poi scenderemo nel dettaglio. A voi avete affrontato tutti gli argomenti, tutti i settori che riguardano la casa. Infatti Aria
è un acronimo ben preciso. Esatto, ARIA significa arredo, recupero, innovazione, architettura, come poi dopo spiegano anche i nostri spot che stanno girando su Fanno TV e su tutti i social. E cerchiamo di spiegare la casa a 360 gradi, quindi dalla scelta del complemento d'arredo alla scelta della casa, della costruzione, delle tecniche costruttive che possono essere le classiche in cemento armato piuttosto che in muratura o in legno, in paglia, e cerchiamo di rendere consapevoli coloro che devono realizzare casa, perché molte volte c'è la solita frase: ah, vedi, l'ho finita, ma saperlo prima, la seconda la farei diversa. E invece potete fare la prima diversa, perché se siete più consapevoli, e in più trovare una manifestazione che noi sappiamo è una delle, se non l'unica in Italia, che è rivolta all'utente finale e ai tecnici, a entrambi, alle imprese, quindi a tutta la filiera. E in questo modo si rende consapevole il cliente, e non solo, si cerca di mostrare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, perché noi abbiamo un insieme di eccellenze legate all'edilizia, al mondo casa, invidiabili, e bene che si conoscano. È bene che soprattutto vengano, come dire, toccate anche con mano da coloro che poi, esatto, potrebbero averne bisogno, quindi voi. Ecco perché la tua casa, perché si sta parlando della tua casa, di casa vostra, insomma. Esatto. No, è vero, e quindi sia che la dobbiate comprare, sia che la dovete rimettere in forma, però è la tua di casa di cui stiamo parlando, non della casa in generale. Ecco il perché del tuo. Ma la cosa bella che loro sono riusciti a creare con questo evento è la grossa attenzione di pubblico, perché ad ARIA, chi l'ha frequentata l'anno scorso, si sarà accorto che non c'erano solo addetti ai lavori oppure persone direttamente interessate a qualcosa che era presente nella fiera. Era una festa, possiamo dire, per tutti, per la famiglia. Giravano persone, giovani, ragazzi anche, che magari apparentemente non avevano nulla a che fare nello specifico con qualcosa legato alla ristrutturazione oppure a comprarsi una casa, però erano lì, giravano, vedevano, perché voi siete stati molto bravi a mettere dentro tante cose dentro ad ARIA. Addirittura anche musica, proiezioni di film, cibo, insomma, siete stati veramente bravi nel creare attorno al perno centrale, che è la casa, tutta una serie di eventi collaterali che comunque fanno arrivare lì la gente, perché questo in fondo, Fabio, no, penso sia, certo, lo scopo, far arrivare più gente possibile per veicolare i messaggi che voi ci tenete arrivino alla gente. Certo, far arrivare anche i messaggi in un certo modo, proprio l'idea comunque di mantenere un format fresco, leggero e anche, diciamo, molto alla mano. E dà anche la possibilità, nonostante i temi toccati siano importanti, di poterli far arrivare in un certo modo. Non siamo nella sala asettica dove si parla solo in modo serioso. È un evento dove ci si può divertire, ci si può ascoltare buona musica, si possono vedere delle cose interessanti e si può in un contesto che sono i Giardini del Pincio ascoltare e comunque interagire con dei relatori su dei temi importanti che riguardano la casa. Questo per noi è fondamentale per far entrare anche bene i messaggi, ossia crediamo che in un clima del genere quello che le persone si portano a casa è molto di più che in altri contesti. I numeri sono lievitati quest'anno, cioè vi siete veramente voluti far del male da soli, no, in senso buono. Ci siamo superati. Vi siete superati, avete fatto... È tutto lievitato. È tutto lievitato, dopo affronteremo anche quell'argomento, perché voi, cari amici telespettatori, in questo momento vedete due persone sul divano, ma in realtà non ce ne sono due, ce ne sono quasi tre, dopo vi dico anche il perché. Allora... Fabio, parlavamo di numeri importanti, però comunque, no? Numeri importanti, quest'anno gli espositori, innanzitutto quest'anno lo spazio espositivo, la superficie espositiva è aumentata, abbiamo chiesto in collaborazione col Comune di aumentare le vie che potessero, diciamo, abbracciare l'evento, e abbiamo quest'anno occupato anche via delle Rimembranze, quindi fino a quasi alla Porta della Mandria, e andremo ad allestire anche quelli che sono i giardini sotto le mura augustee, per poter creare anche delle zone relax, delle zone dove le persone, le famiglie possono anche fermarsi a rilassarsi, ascoltare
delle letture con musica, dei piccoli concertini. E i numeri proprio dell'evento sono aumentati considerevolmente, quest'anno abbiamo 55 aziende che esporranno ad Aria. Nel contesto dei 3 giorni avremo 45 eventi suddivisi di varia natura, e quindi rispetto all'anno scorso abbiamo praticamente raddoppiato. Sì, lo stesso opuscolo ha raddoppiato di pagine. Quindi, per contenere tutto quello che, esatto, che serviva. Allora, parliamo anche delle conferenze, che sono, assieme a, naturalmente ad altre cose, uno dei perni focali, perché questo vi è subito piaciuto, il fatto di mettere in contatto la gente, oppure anche persone comuni di tutti i giorni, con gente che affronta certe problematiche del green building, della ristrutturazione, del rinnovo energetico della casa, di classi, si parla di classi di appartenenza, come per frigoriferi e lavatrici, con persone esperte, cioè che tengono conferenze e portano testimonianze. Questo è importante per voi come cifra distintiva dell'evento. Sì, quest'anno, poi magari ne parleremo più approfonditamente, abbiamo investito anche nell'invitare ospiti che sono stati molto cortesi, gentili, hanno capito lo spirito della manifestazione, hanno capito dove vogliamo arrivare e quindi sono stati molto contenti di essere presenti ad Aria. E quindi chi viene? Giusto per dare un po' di sale su... Giusto per dare due nomi, Norbert Lanscher di Climabita, già fondatore di Casa Clima, un personaggio sicuramente autorevole a livello internazionale, che ci parlerà di cambiamenti climatici, anche quelli che possono essere i comportamenti che potremmo tenere per lasciare meglio questo mondo ai nostri figli. E poi verrà Daniela Ducato, un'imprenditrice sarda molto innovativa, nominata Cavaliere del Lavoro e nominata anche dal Presidente della Repubblica tra le imprese più innovative, le imprenditrici e la sua impresa più innovativa negli ultimi anni. E quindi già questi due personaggi vale la pena, valgono diciamo il contesto di Aria. Poi ci sono tantissimi altri interventi. Quest'anno abbiamo anche raddoppiato le collaborazioni con quelli che sono gli enti principali, anche l'università. Ad Aria saranno presenti 5 università: l'Università di Urbino, il Politecnico delle Marche, quest'anno abbiamo in più, che erano già presenti l'anno scorso, quest'anno abbiamo in più l'Università di Camerino, mm-hmm, l'Università di Bologna, di cui poi parleremo perché faranno un bellissimo evento, e l'Università di Ferrara. E tutte queste università avranno al loro interno porteranno dei loro professori che parleranno durante l'evento in un modo o nell'altro. E quindi insomma sarà sicuramente bello, utile, interessante ascoltarli. Ora però un'altra perla del vostro evento, che quest'anno avete potenziato, mm-hmm, fortemente, sono i corsi proprio accreditati, esatto, per persone che vogliono... Sì, quest'anno abbiamo... è un bel modo per qualificare l'evento, penso. Sì. L'evento vogliamo che sia sempre più completo e che agisca sempre più a 360 gradi, quindi oltre alla formazione, chiamiamola così, per l'utente finale nel palco centrale, dove si terranno, come ha descritto bene Fabio, temi importanti con un linguaggio più comprensibile, perché abbiamo visto che le persone sono molto interessate e incuriosite, l'anno scorso c'è stato il pienone, e avremo anche dei corsi con il rilascio di crediti formativi gratuiti per i professionisti. Abbiamo avuto un grosso successo da parte dei professionisti, i posti stanno in 2 giorni, già i primi sono finiti, stanno finendo velocemente, infatti siamo stati contenti di questa cosa grazie anche alla collaborazione di tutti gli ordini e i collegi professionali. Ricordiamo che ci sono l'Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine dei Geologi. Quest'anno parteciperanno anche il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Agrari, quindi la formazione tecnica a 360 gradi. E proprio per far sì che la casa diventi più consapevole e che ci sia una progettazione consapevole, aiutiamo i progettisti nella loro formazione, dandogli dei possibili spunti che poi sta loro a vedere se... Ma abbiamo visto che apprezzano molto. Apprezzano molto. Sì. E il tutto chiaramente avverrà anche in altre location, non solo, esatto, al PIN, cioè vi siete dislocati un po'.
Sì, siamo sempre in quel range di centro storico, però ovviamente i corsi con rilascio di crediti formativi necessitano di una location più dedicata, per cui un'aula chiusa con sedute appropriate. E ringraziamo l'Università di Urbino, sede distaccata di Fano, perché ci ha accolto nella Sala San Michele. Ringraziamo la Confraternita del Suffragio, che comunque ci ha accolto nella sua sala, l'ex chiesa del Suffragio. E in più, e questi si terranno il venerdì e il sabato in queste due location. Poi la domenica, come anticipava Fabio, ci sarà un intervento molto interessante ad opera dell'Università di Bologna con rilascio di crediti formativi a Teatro della Fortuna, una splendida location per accogliere un'intera giornata di conferenze tecniche ad altissimo livello, non italiano ma europeo addirittura, sull'acustica in edilizia in generale e poi l'acustica nei teatri. Quindi ci saranno anche la Bello. spiegazione acustica nei teatri, tutto lo studio che stanno facendo l'Avanguardia all'Università di Bologna e anche altre sorprese, quindi Non anticipi. Stimoliamo, ricchi ma premi non Cotillon. anticipiamo. Non dice ricchi premi Cotillon. Ma i Cotillon, i ricchi premi ci sono, perché poi non pensiate che ad Ari si va soltanto lì, anzi, perché A sono stati prenderla bravi aria. anche quest'anno a dislocare e a suddividere un po'. Con un palco anche un po' più piccolino, un'altra zona sotto le mura, no? Augustee, non solo nell'area Pincio, però anche lì ci sarà una zona anche dedicata ai più piccoli, giusto Fabio? Sì, assolutamente. E, tra l'altro questo si richiama bene col nostro tema, respira nuovi spazi e anche quindi venendo ad Aria si respirano dei nuovi spazi che normalmente magari i cittadini, soprattutto quelli di Fano, anche se noi quest'anno accoglieremo molte persone anche da fuori, siamo usciti molto dal territorio quest'anno. Quindi dicevo, respira nuovi spazi è proprio un invito ad andare in questi nuovi spazi, che può essere il giardino di Via delle Rimembranze, come la terrazza del Pincio, di cui poi parleremo. Sì, nella location dei giardini sotto le mura Augustee installeremo un piccolo palco, dove abbiamo in particolare degli appuntamenti, diciamo all'ora del tramonto, due in particolare in collaborazione con l'associazione letteraria, che ci siamo trovati molto, molto in sintonia, e faremo sia il venerdì che la domenica delle letture con musica. Il sabato sera, all'ora sempre dell'aperitivo del tramonto, ci sarà un concerto di un gruppo molto giovane e fresco che sono i Desaritmia. Questi sono gli eventi, tra virgolette, minori che si svolgono nel palco di Via delle Rimembranze. E lì allestiremo anche delle sedute, metteremo dei plaid, se ci sarà un po' di sole ci sarà anche il modo di, diciamo, avere un effetto picnic. Un po' Central Park, diciamo, Sì, dai. sì. Vogliamo ricreare un po' alcune situazioni easy, se volete, ricreare alcune situazioni un po' easy, un po' anche meno formali, che però avvicinino le Assolutamente. persone, no? Sempre nel Se, rispetto dei luoghi, sempre nel ovviamente. rispetto Se, dei luoghi, certo, sempre nel assolutamente. rispetto dei luoghi, e così non, diversamente non potrebbe essere, soprattutto per chi si occupa di certe argomentazioni. Quindi serio ma non serioso, insomma, no? Bravissimo. Giustamente calato nel contesto, che affronti le argomentazioni giuste, ma anche con un'atmosfera che sia quella il più friendly possibile, insomma. Sì, anche a basso impatto, Basso diciamo, del luogo, impatto. perché comunque metteremo delle cose molto semplici che non daranno fastidio a quelle che sono le bellissime mura che sono presenti. Il Pincio ancora lo avete valutato in tutti i suoi aspetti e avete sfruttato tutti gli angoli, tutti gli anfratti, Tutto. tutto. Vi piace molto, devo Tutto. dire la verità. Bene. Anche la terrazza. Esatto, il Pincio è uno dei luoghi più belli di Fano. Fortunatamente l'amministrazione comunale ha capito questa cosa e ci sta aiutando a rivalutarlo. E una delle parti più belle del Pincio è il Bastione del Nuti, che molti non sanno qual è, ma è la terrazza alta che poi aggetta su via Roma. E su questa terrazza quest'anno ospiteremo un ristorante, quindi se volete mangiare, godervi tutta la vista, tutto lo spettacolo della città di Fano, delle mura, del Pincio, lì sarete accolti e poi non capita tutti i giorni perché è la prima volta No. dopo anni e anni che si rifà una cosa simile. Un ristorante aperto a tutti,
gestito da Daniele del ristorante Il Bello e la Bestia, che ha subito accolto molto bene questa proposta da parte nostra. Anche lì sarà fatto in un certo modo, con un ristorante con menù servito, insomma, in più ci saranno i track food sotto, certo, con le prelibatezze, i panini gourmet del furgoncino, la birra di Renton, il fritto di pesce, e poi abbiamo anche il vino di Bruscia, quindi quello che volete trovate tutto. Quindi il food, il cibo, che è un elemento anche della casa, perché se la casa si dorme, si vive, ma si mangia anche, la cucina è uno dei perni della casa, lo era in antichità, ma spesso lo è anche nelle nostre case, è presente con forme anche estremamente qualificate di qualità, come hanno voluto loro mantenere come linea anche della manifestazione. E anche mi sembra proprio lì nella zona delle mura auguste ci sarà un punto ristoro, appunto, sempre della Bella e la Bestia, con una friggitoria, no? Sì, abbiamo dislocato due punti. Uno rimane quello dell'anno scorso, dove è presente il furgoncino di Carlo e Laura, che comunque ormai è diventata un'istituzione nel territorio. Quest'anno poi ha fatto anche un grosso exploit alla Rocca Malatestiana, perché sono stati presenti tanto anche a Fano. E sono diventati un po' fanesi anche loro. E lì avremo il furgoncino e il Renton con la birra. Mentre nella zona di Via delle Rimembranze avremo un'altra piccola zona food, dove ci sarà Daniele Bocchini del Bello e la Bestia con dei fritti di pesce da sport, diciamo da strada. E uno spazio dedicato alle cantine Bruscia, cui serviranno il vino. Okay. Quindi due piccole zone food in abbinamento al ristorante, che sono comunque selezionate e che danno quel servizio alla manifestazione. Ecco. Bene, allora ci rimangono pochi minuti. Se mi fai un excursus degli appuntamenti immancabili, quelli che vi stanno gratificando di più e vi siete divertiti anche a voler evidenziare, se ce n'è qualcuno. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, cerchiamo di essere abbastanza puntuali. Abbiamo un venerdì, sabato e domenica ricchissimo. Innanzitutto il venerdì apriamo alle 10 con la cerimonia, con l'apertura degli spazi espositivi, e alle 11 la cerimonia inaugurale, quindi vi invitiamo a partecipare. Sì, innanzitutto potete scaricare il programma sul nostro sito www.aria.casa, lì trovate sia il programma che tutte le informazioni necessarie, e anche la nostra pagina Facebook, Aria la Casa Consapevole. Questi sono i due punti, diciamo, di comunicazione principali per noi. Tornando al programma, venerdì non li posso leggere tutti, li leggete nel programma. Sicuramente il giuramento di Vitruvio, visto che comunque anche in questi giorni si parla molto della ricerca della Basilica di Vitruvio a Fano, in collaborazione col Centro Studi Vitruviani si dibatterà dell'etica del professionista. Visto, citando Salvatore Settis, che diceva che gli errori dei medici vanno sottoterra mentre gli errori degli architetti rimangono alla vista di tutti, ci sembra, diciamo, pregevole portare questo argomento al pubblico di Fano, come già ha fatto un'altra volta il Centro Studi Vitruviani, perché secondo noi è un argomento sicuramente interessante. Andando avanti, proseguendo, avremo un appuntamento alle 14.30, quindi prima del giuramento di Vitruvio, con la BCC di Fano e l'Università di Urbino, che parleranno di accesso al credito e, proprio come dicevamo prima, l'approccio al credito nelle operazioni immobiliari, quindi come poter muoversi bene, districarsi tra banche, mutui, per poter, diciamo, serenamente ristrutturare o far casa. Un elemento importante, fondamentale. È l'elemento più di angoscia principale per tutti quelli che vogliono, sì, quest'anno mettersi ci sarà, su casa. Ci sarà il professor Berti, che ci spiegherà, dell'Università di Urbino, che ci spiegherà queste cose. Bene. Alle 18.30 l'appuntamento con l'ospite, diciamo, Norbert Lanscher, che ci bacchetterà su quelle che sono nel senso le buone pratiche per poter risparmiare in energia e cercare anche di essere sostenibili veramente, non soltanto nella parola che adesso va molto di moda.
E sabato ci sarà un concerto di TSO, che comunque sono locali, giocano in casa, quindi abbiamo piacere di averli con noi. Chiappa in Friends. Esatto, assolutamente. E il sabato 16 apriamo con ASET. Quest'anno siamo riusciti a intraprendere una collaborazione molto fruttuosa con ASET. Saranno presenti ad Aria prima col presidente Reginelli, che parlerà del futuro di ASET, qual è la progettazione per il prossimo anno e per il futuro. E poi ci sarà un intervento di Edifici Intelligenti di Fano, che è comunque un progetto che da diversi anni sta andando avanti, sta proseguendo, e si farà il punto della situazione su questa cosa. Dopodiché abbiamo conferenze sulle costruzioni in legno, che sono sempre molto interessanti e molto seguite, e abbiamo una nuova frontiera, scusa, quella, proprio sulle case tutte in legno, anche in paglia, ci sarà una testimonianza bella, importante, perché è una nuova frontiera del building, insomma. Sì, in realtà è una nuova vecchia frontiera, si riprendono le tecnologie di un tempo in modo consapevole e le si riadattano alle tecnologie di adesso per avere una casa sempre più confortevole, sempre più a impatto, non dico zero ma basso, perché, e quindi si va verso l'impatto zero. Dopodiché abbiamo alle 16 Daniela Ducato, l'ospite di cui parlava prima Fabio, e alle 18 sul palco di Via delle Rimembranze e di Esaritmia in concerto, e poi abbiamo alle 19 un intervento molto interessante, ricostruzione o ridistruzione, che parla del terremoto, del post-sisma, perché è vero ricostruire, ma a volte se non si ricostruisce bene si ridistrugge. Certo. E poi alle 20 sul palco centrale abbiamo un concerto che si chiama Vi presento una song, molto divertente, in cui Laura Vanzolini e Michele Francesconi, rispettivamente voce e pianoforte, interpreteranno dei brani della musica americana di questi ultimi 50 anni e li racconteranno in maniera molto carina e divertente. Dopodiché abbiamo la domenica, sempre laboratori per bambini. Nella domenica vi segnalo alle 11 una cosa molto importante, ecco: la sicurezza nei lavori edili. Ecco. Una tavola rotonda a cura di ASUR assieme all'Ispettorato del Lavoro, perché molte volte noi non lo sappiamo, ma chi fa casa è il primo responsabile in caso di incidenti. Non pensate che se fate casa demandate tutto ai tecnici o alle imprese, voi avete la responsabilità sopra ogni altra cosa. Con questa tavola rotonda potete capire cosa vi aspetta, certo, e non fare un salto nel vuoto, perché molte volte il committente non lo sa. Una cosa non troppo tecnica ma utile, cioè sarebbe tecnica ma cerchiamo di spiegarlo nella maniera più comprensibile. Poi c'è il film domenica, anche quest'anno. E il film domenica. Ma poi una cosa molto importante, come diceva Fabio, andate sul sito www.aria.casa e scaricate il programma e iscrivetevi a quelli che sono i fuori programma, in particolare il laboratorio per i bambini e le visite a Teatro della Fortuna, perché ci saranno delle visite a Teatro della Fortuna a cura di Manuela Palmucci, che ci spiegherà tutta la storia, ci farà vedere tutti i posti dove solitamente non possiamo entrare. Esatto, quindi questo è. Allora, siamo in chiusura. Fabio, ringraziamo anche due partnership importanti per voi, li abbiamo citati prima, così Volanti, però ci tenevi a ringraziare. Sì, assolutamente. La BCC di Fano, con cui è nata una collaborazione già dall'anno scorso, che quest'anno sarà presente ad Aria e ci supporta. E l'ASET, come dicevo prima, che abbiamo iniziato una collaborazione quest'anno. E ovviamente tutti gli espositori, che sono, diciamo, la linfa vitale insieme ai relatori di questo evento. Bene, il tempo è tiranno, quando le cose sono belle volano ancora di più sull'orologio, sulle lancette dell'orologio. Quindi siamo arrivati in fondo, abbiamo cercato di darvi così una infarinata, però era bello ritrovare Cora e Fabio qui a distanza di un anno per riparlare di questo evento che caratterizza questa parte dell'anno, della stagione di Fano, degli eventi, perché si parla di un tema appunto estremamente importante per la vita di ognuno di noi, che è appunto la casa, e si parla della tua casa in senso stretto e in senso soprattutto sostenibile. E quindi andate, frequentateli, andate sul sito, loro l'hanno citato, c'è tutto il programma
e potete passare 3 giorni dalla mattina alla sera senza annoiarvi mai, perché ce n'è, come diceva il buon Greggio, per tutti i gusti e per tutti i gusti, quindi... Esatto. Poi se lo posso dire, ecco. Non ci annoieremo perché ci sarà Lino presenterà con noi le conferenze. Li supporterò in tutte le attività. Siamo molto contenti di averti con noi. Ci mancherebbe, un piacere mio. Li ho visti nascere, li ho visti crescere, quindi mi sembrava giusto esserci. E a proposito di nascite future, sveliamo l'arcano, insomma, ancora... è in dolce attesa e quindi sul divano erano ormai due. Abbiamo fatto. Ormai avete fatto. Cora in dolce attesa, erano in due, ma in realtà erano quasi tre. Esatto. Cora, quando... il tempo scade domani e quindi qualsiasi giorno è buono. Speriamo la medica, di riuscire ti vediamo a casa, sì, dai. Speriamo di vederci durante la manifestazione, dopo un anno di lavoro sarebbe... Se no, la domenica porti il pargolo lo inizi, esatto, subito a... lo abituo, esatto, lo abituo dall'atmosfera. Lo abituo, esatto, subito. Va bene, allora, grazie a Cora Fattori e a Fabio che sono stati qui con noi. Fabio Signoretti, sono gli organizzatori di Aria. Grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie. E ritrovarvi è sempre un piacere. Alle prossime. Alla prossima. Grazie. Arrivederci da dopo cena alle prossime puntate. Ciao, ciao a tutti. Andate ad Aria.